comunque anche quando vai in svantaggio la consapevolezza di continuare a giocare e di mettere in gioco, anche su un campo che magari non è, sai, un po' pesante, un po' bagnato. E devo fare i complimenti perché abbiamo fatto una bellissima partita, peccato che il risultato è stato un pareggio, però guarda la prestazione, il carattere, chi era all'esordio, tutte cose positive che fanno ben sperare e vuol dire che il gruppo c'è, che il gruppo negli allenamenti è presente, è sul pezzo e devo fare i complimenti. Tra l'altro hai fatto molto turnover e hai messo in campo una funzione anche molto giovane. Nonostante questo ho giocato con personalità, comunque hai Sì, sempre fatto la partita, insomma, ecco, diciamo. ma ti dico, sì. Sono giovani che se sono bravi, che hanno voglia di soffrire, di correre, poi sicuramente si può anche sbagliare, non è un problema. Magari abbiamo sbagliato anche sul gol. Però dopo io guardo la reazione di tutto il primo tempo che si vado a vedere ci manca un rigore, mi ha preso un palo. Abbiamo fatto un primo tempo importante. Il secondo tempo hanno anche cambiato modulo, loro si sono messi 4-4-2, si sono difesi un po' più ordinati e ci è mancato magari gli ultimi 30 metri, però non posso dire niente perché chi è entrato ha fatto benissimo, si è messo a disposizione e adesso pensiamo di recuperare energia e che sabato ci aspetta un'altra partita. Ecco, sul piano della corsa è sembrato che avessimo una marcia in più noi, il primo tempo soprattutto. Diciamo che sì, ma io penso che corrono bene e quindi la corsa personalmente non ci manca, ma sì, bisogna fare i complimenti allo staff e al preparatore atletico per questo. Ciao Romani, esco Avevo fatto da di là, vero Romani? Parecchi turnover, Sì. quindi vuol dire che i ragazzi si sono fatti trovare pronti, ma non avevo dubbi su questo. Don Morello, che ha fatto tanti gol con tutto l'anno scorso, qual è il segreto secondo te? Il segreto secondo me è che non sta sempre largo, che magari diventa prevedibile e ogni tanto comincia a giocare magari un po' 20 metri dentro alla riga, è più facile attaccare la porta e anche più facile arrivare alla conclusione. Poi i movimenti che sa fare lui da esterno li conosciamo, deve essere bravo a intervallarli, stare un po' largo, stare un po' dentro. È un segnale di crescita anche del ragazzo che sta crescendo e va bene così. Visto bene anche Borso nel primo tempo, molto motivato, molto determinato, insomma, Anzi, molto bene. gli è mancato solo il gol, ha lavorato per la squadra. Sappiamo che comunque ha lavorato per la squadra, ha tirato in porta. Ha fatto sponde, ci ha fatto venire sulla palla, quindi un giocatore importante per noi, che magari l'anno scorso causa infortuni si è visto poco sul campo. Sappiamo che comunque bisogna sicuramente aspettarlo perché magari la condizione Lì è pesante è un ancora, po' certo. pesante, però come chiedo a tutti i ragazzi, andate dentro fin quando ce ne avete, se 25, 30 un tempo, poi dopo ci sono i cambi, quindi non ho problemi. Senti, hai fatto tre partite, una vittoria e due pareggi, se andiamo a analizzare siamo molto rammarico perché ci è mancato poco per fare tre vittorie, insomma, in tre partite. Sicuramente si vede che il campo ha dato questo verdetto, aspettiamo a dare giudizi, perché sicuramente dispiace per il secondo tempo di Luca, ecco, questo sì, ma secondo me è stata anche una lezione che i ragazzi hanno
capito che è stato un secondo tempo, io dico per crescita più che altro. Quello che si dota di più, l'ultima cosa poi ti lascio andare, è che sia molta più consapevolezza della squadra, nelle sue possibilità, in quello che può fare, in quello sicuramente si sono primi loro a avere più certezze, più sicurezze, perché quando vedi che comunque giochi due tocchi, ti muovi senza palla, fai correre la palla veloce, non perdi pallone in uscita, e poi diventa anche un piacere giocare.